Quale futuro per la Banca Popolare di Bari? A pochi giorni dalle elezioni, legali, cittadini e risparmiatori rilanciano una questione spinosa che ormai si trascina da diverso tempo. Nella sede della Camera di Commercio il dibattito è stato vivo ed articolato ed anche alcuni rappresentanti politici vi hanno assistito e partecipato. Tra questi la cara per il Partito Democratico, Damiani di Forza Italia, Bellomo della Lega e l'abate di Impegno Civico. L'obiettivo è quello di smuovere le acque e riuscire a far attuare provvedimenti che possano portare anche ad un risarcimento che coinvolgerebbe 70.000 risparmiatori. Punto di rilevazione è che noi oggi abbiamo organizzato questo convegno a 5 giorni dalle elezioni perché vogliamo sapere dai parlamentari che si ricandidano quali sono le loro idee per i soci e per la Banca Popolare di Bari. Noi siamo ormai a 2 anni dal default della banca, siamo da 2 anni dallo Stato che è intervenuto e ha acquisito il 98% del capitale e siamo con 70.000 soci che ancora hanno un pugno di mosche in mano. Abbiamo fatto in 2 anni di tutto, manifestazioni, incontri, emendamenti, ma risultati concreti non ne portiamo a casa. E quindi oggi speriamo di avere una prova definitiva da chi si candida a governare il Paese che possa dire a questa banca, a questi soci, come avranno risolto il loro problema. Nella conferenza lei ha detto, insomma, serve un piccolo sforzo, i soldi, la disponibilità c'è. Sì, in Italia, diciamo, quando si vuole i soldi si trovano sempre, ci sono proprio appostati nel bilancio dello Stato delle risorse che sono presi dai fondi dormienti delle banche, che sono i conti correnti che non vengono movimentati da 10 anni e che ammontano a un paio di miliardi di euro, da lì sicuramente si possono trovare le risorse che sono 400-500 milioni per ristorare molto bene i soci del Popolo di Bari che incolpevolmente hanno perso tutti i loro risparmi. Non hanno nessuna colpa questi soci e devono essere risarciti.